Iniziamo con la prima question time. Interroga, prego, silenzio. La consigliera Puletti, risponde l'assessore Melasecche. Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale della strada statale numero 219 Piandassero nel comune di Gubbio. Prego, consigliere Puletti. Non è collegata la consigliera Puletti? Silenzio in aula. Prego. Grazie, grazie Presidente. Assessore, io apprezzo molto il suo lavoro qui in Umbria per presenza e per risultati che sta ottenendo in questo suo mandato. La mia interrogazione nasce da una condivisione con il territorio di Gubbio, assieme ai consiglieri comunali Carini e Venturi, che stanno portando avanti un lavoro sicuramente importante e difficile, considerato anche la situazione politica di Gubbio. Silenzio, per favore. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Quindi dicevo, la mia interrogazione nasce proprio da questo, da una consapevolezza di un problema che esiste nel territorio gubbino, che mi è stato sollevato dai nostri consiglieri comunali e che riguarda proprio la strada numero 219 denominata la Piandassero, che sa benissimo essere un'arteria particolarmente importante per quello che è comunque l'Alta Umbria e che collega Fossato di Vico con Umbertide, passando chiaramente per Gubbio, quindi per la città dei Ceri. Nel corso degli anni la Piandassero ha visto l'avvicendarsi di diversi soggetti istituzionali nella gestione e nella manutenzione della strada, con competenze che poi sono state suddivise tra il Comune di Gubbio, la Regione e ANAS. Nonostante alcuni interventi nel corso degli anni siano stati fatti, ad oggi sembra che comunque sia il numero degli incidenti, tra l'altro alcuni anche mortali, non sia affatto diminuito. Quindi non è più inviabile, a nostro avviso, una messa in sicurezza seria, come so benissimo che lei ha già avviato dei rapporti con le istituzioni e con gli attori presenti in questa nostra battaglia. E quindi diciamo che quello che intendiamo chiedere, sia io che appunto i consiglieri comunali di Gubbio, sono quali azioni intende attuare per la messa in sicurezza della Piandassero nel comune di Gubbio, in particolare nel tratto di strada che riguarda Gubbio Est con Branca. Grazie. Grazie consigliere Puletti. Prego, assessore Melasecche. Dunque, il tema della Piandassero è un tema che ricorre purtroppo da molti anni per le ragioni che la consigliera ha rilevato e ricordato, perché gli incidenti si susseguono, ci sono problemi seri. Cosa si sta facendo? Innanzitutto sulla tratta Mocaiana-Pietralunga, che non è quella che ricordava la consigliera, dove è accaduto l'ultimo incidente, ho notizie importanti, perché dopo anni ed anni di problemi siamo riusciti a riprendere in mano la situazione e purtroppo, devo dire, a distanza di 5 anni ormai dall'appalto, dalla gara d'appalto che aveva fatto ANAS, siamo riusciti in qualche modo a riprendere era un appalto integrato con l'impresa Collini, siamo riusciti a riprendere il progetto esecutivo che aveva fatto la Collini senza doverlo rimettere in gara, che avrebbe allungato di ulteriori anni. L'ANAS quindi ha chiuso l'accordo con la Collini per l'acquisizione del progetto e tra poche settimane ci sarà la gara, finalmente una nuova gara, con un importo purtroppo elevatissimo rispetto a quello iniziale, pari a 108 milioni. Quindi finalmente riusciamo, speriamo con tutte le garanzie che l'attuale normativa consente di avere, di partire per la gara, e quindi all'incirca prevediamo
nella primavera l'inizio, la consegna del cantiere per l'inizio dei lavori. Quindi è un risultato importante, perché ormai era, diciamo, c'era quasi la assuefazione alla rassegnazione. Oh, per quanto riguarda invece il tratto che lei indicava, l'ANAS mi segnala che hanno provveduto al rifacimento pesante della pavimentazione con la fresatura diciamo a 60 cm che consente diciamo una durata del sottofondo di una ventina di anni, e quindi impedendo la formazione delle buche che soprattutto chi supera una certa velocità rischia di andare fuori strada. Rimane un problema che in quella tratta gli automobilisti superano molto spesso la velocità consentita e quindi gli incidenti continuano ad esserci. Si tratta di vedere adesso con la polizia stradale, con la prefettura, con l'ANAS, se introdurre criteri diversi come autovelox, limitazioni di velocità, o analizzare punti specifici in cui andare a fare ulteriori opere, ma più che consentire un fondo stradale drenante, un fondo stradale che garantisce la scorrevolezza, poi il rischio è poi quello che gli automobilisti senza controlli superino la velocità e poi soprattutto capita di notte, soprattutto se non in condizioni di lucidità perfetta. Noi oggi molti degli incidenti che abbiamo in Umbria sono dovuti a giovani che tornano la notte stanchi, colpi di sonno e cose di questo genere. Quindi su questo bisogna fare una riflessione e imporre con le prefetture, la stradale, controlli che impediscano. Poi è chiaro che le proteste sono relative alle multe che si pagano, però in qualche modo la vita umana è sicuramente più importante di arrivare magari 10 minuti prima alla meta. Quindi su questo siamo disponibili anche a riflettere, vedere magari con un sopralluogo e andare e valutare un attimo gli interventi più specifici da fare oltre a quelli che già sono stati fatti. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Puletti per la replica. La ringrazio Assessore per le risposte, sia per quanto riguarda il tratto di Mucaiana-Pietralunga sia per quanto riguarda l'Appia-Andastino, a dimostrazione di quello che poi avevo detto all'inizio, nel senso che la sua presenza sul territorio e le risposte continuano sicuramente ad arrivare. Per quanto riguarda l'Appia-Andastino, oltre a un discorso di manutenzione e quindi comunque di una pavimentazione forte e ben definita, non diamo per scontato comunque l'importanza di deterrenti della velocità come potrebbero essere l'autovelox o i tutor. Da questo punto di vista il Comune di Gubbio l'ha millantato per anni, ma ad oggi abbiamo visto che poi le promesse rimangono lì. Quindi se possiamo prenderci l'impegno di fare un sopralluogo insieme e di trovare una soluzione, la ringrazio sia a nome dei consiglieri Gubini sia chiaramente a nome mio. Grazie. Grazie, passiamo all'oggetto numero 2. Interrogazione del consigliere Fora. Risponde l'assessore Coletto, formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario. Prego consigliere Fora. Buongiorno a tutti, buongiorno assessore. Partiamo da qualche dato di contesto che conosciamo ma che serve ricordare. Sappiamo che l'Umbria ha un'incidenza molto alta di presenza purtroppo di disabili all'interno della nostra popolazione e di anziani. Conosciamo i dati, siamo a circa l'8,7%, quindi è uno dei rapporti in base alla popolazione più alto d'Italia della presenza di persone disabili all'interno delle nostre comunità. Come sappiamo che abbiamo uno dei livelli più alti di presenza degli anziani all'interno delle nostre comunità, soprattutto con copatologie quali appunto la disabilità abbinata al fenomeno alla vecchiaia piuttosto che ad alcune precarietà di carattere sociale
come famiglie monoparentali, eccetera, eccetera. Partendo da questo dato, partendo dal fatto che nonostante questa, purtroppo questa presenza importante, l'Umbria tra le regioni che assegna meno risorse e che vede assegnati meno risorse dal Servizio Sanitario Nazionale in termini di spesa pro capite agli interventi sociosanitari, conosciamo anche quanto la fase del Covid abbia indebolito fortemente la rete e le strutture dei servizi, mostrando anche una forte disparità territoriale tra chi riesce ad avere una rete di servizi abbastanza vicina alla propria comunità e chi purtroppo non ci riesce, purtroppo a volte dovendo ricorrere ai caregiver che non sempre sono specializzati e con competenze per gestire le funzioni di presa in carico e di cura rivolti al lavoro domiciliare. In questo contesto credo sia importante ricordare la priorità su cui il PNRR e il Governo hanno ridisegnato la medicina territoriale. Lo stesso piano sanitario umbro individua nella medicina territoriale una delle priorità su cui ridisegnare il sistema sanitario, e lo stesso DM77 sulla nuova sanità territoriale e le case di comunità e gli ospedali di comunità individua la necessità di infrastrutturare professionalmente questi luoghi per poter fornire il maggior supporto possibile alla qualificazione del lavoro di cura del territorio e domiciliare. Questo è il contesto in cui si inserisce la interrogazione che questa mattina pongo a quest'Aula all'Assessore in relazione all'opportunità di investire nel capitale umano che interviene nella comunità sociosanitaria della nostra regione, e in particolare la proposta è quella di ragionare intorno a uno dei profili che maggiormente si occupa della presa in carico delle fragilità, che è l'operatore sociosanitario. Esistono, come sa l'assessore, perché credo che personalmente sia stato proprio lui a introdurlo nel Veneto come possibilità, la opportunità di lavorare a una maggior definizione della figura dell'operatore sociosanitario, classicamente definito con 3S, e cioè un operatore sociosanitario specializzato che possa intervenire tra, diciamo così, il livello di presa in carico generico dell'oste e quello specializzato dell'infermiere, per poter in maniera più funzionale gestire i bisogni della cronicità. Ci sono una serie di specifiche professionali intorno alle quali si può costruire questa figura, in particolare potendola specializzare verso alcune cronicità legate a delle competenze specifiche che sono richieste nel contatto con il mondo della disabilità psichica piuttosto che con gli anziani e con altre forme di cronicità, penso all'Alzheimer, che potrebbe in maniera importante maggiormente qualificare il lavoro di cura all'interno delle nostre comunità locali, e io credo anche essere una profonda innovazione che aiuta il ridisegno complessivo della medicina territoriale della nostra regione, immaginando anche un sistema di relazione importante fra il pubblico, il terzo settore, la cooperazione sociale, in generale il mondo che gestisce queste figure professionali all'interno della comunità sociosanitaria. Per questo, in sostanza, interrogo l'assessore se si può valutare, se intende valutare l'opportunità di avviare un percorso volto a definire gli standard di questa figura professionale, come già presente in altre regioni, affinché questa definizione possa, in tempi anche veloci, essere valorizzata all'interno del ridisegno complessivo della medicina territoriale che è previsto dalla bozza di piano sociosanitario. Ovviamente questo interverrebbe anche all'interno del percorso di accreditamento che la Regione sta svolgendo per le strutture sociosanitarie, che questo ovviamente inciderebbe nel riconoscimento degli standard e di conseguenza anche nella ridefinizione complessiva delle qualità e delle competenze richieste all'interno dei nostri servizi. Grazie. Grazie, prego, Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Allora, io partirei innanzitutto con la classificazione fatta per quanto riguarda le professioni sanitarie, ovvero tutti i corsi di formazione accademica triennale, quinquennale, a ciclo unico e con obbligo di iscrizione ad un ordine professionale. Sono attualmente 30. Gli operatori di interesse sanitario, tutt'oggi, il Ministero include OSS,
e non l'OS con 3S, terza S appunto, con formazione professionale non universitaria di 1000 ore di corso di teoria, esercitazioni pratiche e tirocinio pratico svolta da enti pubblici e privati. Perciò la figura OS con 3S non è inserita nella tassonomia del Ministero, pertanto per ora non è corretto, dico per ora perché evidentemente ci possono essere delle evoluzioni in questo ambito, ci possono, ci potranno e ci dovranno essere per 1001 motivi, uno per tutti è quello dell'invecchiamento della popolazione, della mancanza di infermieri, della differenza di contratti collettivi di lavoro fra l'infermiere che lavora all'interno delle strutture pubbliche o all'interno delle strutture private, mi vengono in mente le RSA. Abbiamo assistito a una migrazione di professionisti infermieri che dalle RSA private sono passate con l'opportunità del Covid all'interno delle strutture pubbliche. Pertanto questa necessità è una necessità che prima o poi dovremo affrontare, anzi la dovremo affrontare prima piuttosto che poi, per appunto questi motivi. Direi che nell'ambito socio-assistenziale sanitario ho sempre più bisogno di figure di supporto alle professioni sanitarie come l'OSS, che è istituito nell'accordo Stato-Regioni appunto del 2001 ed è presente nel servizio sanitario regionale e risponde a tutti i bisogni di assistenza del cittadino a domicilio e delle strutture. E qua salta fuori il collegamento col DM77. Proprio in questi giorni il tavolo nazionale interregionale si trova a conclusione dell'approvazione della revisione, aggiornamento del precedente accordo e la Regione Umbria è parte attiva. Solo in anticipazione sarà obbligatorio la formazione e l'aggiornamento anche per gli OSS, io credo che sia quanto mai opportuno. Informiamo peraltro che l'US Umbria 1, che è capofila, in data 15-2 del 2021 è stato indetto un concorso pubblico per OSS con 94 posti a disposizione e sono pervenute circa 6.700 candidati. Dal 15 al 17 giugno del 2022 si sono effettuate le prove come imposte dalle norme vigenti per i concorsi anti-Covid, ovvero una sola prova scritta equivalente a quella pratica e la valutazione per i titoli. Si è in attesa alla fine dell'istruttoria e della relativa graduatoria che potrà coprire i posti vacanti delle 4 aziende. Con questo io direi che questo Consiglio potrà valutare l'opportunità, come è stato fatto in altri consigli, di attivare un percorso per riconoscere l'OSS con la terza S, cioè specializzato. Questo proprio perché noi dovremmo dare delle risposte sul fronte sociosanitario, non solo sanitario, ma sociosanitario, elevando, dando la possibilità agli OS con 2S di diventare OS con 3S e porsi a metà percorso fra quelli che sono gli infermieri e quello che è l'OS. Lo dovremmo fare su proposta evidentemente di questa giunta e mi auguro potrà essere condiviso da questo Consiglio e dal quale si potrà avere una proposta forte per dare delle risposte. Le risposte possono venire e devono venire dai consigli regionali in quanto la programmazione è facoltà proprio di questo Consiglio. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Fora per la replica. Grazie Assessore, credo che abbia individuato in maniera molto coerente il focus rispetto anche all'interrogazione che le ponevo, citando alcuni dati, la mancanza di infermieri, la necessità di qualificare maggiormente il lavoro di cura e la possibilità che questo possa essere svolto all'interno della riorganizzazione della medicina territoriale. Per questo credo che questo intervento sia assolutamente funzionale, che serva a farlo prima rispetto che poi, come giustamente lei ha detto, perché questo è il momento è quello in cui si sta ridisegnando il piano sanitario, l'attuazione del DM77, le risorse che verranno assegnate intorno alla medicina territoriale possono essere un'occasione da sfruttare
per poter introdurre, anche laddove ancora il governo e il piano nazionale non abbia individuato competenze standard, ma come lei citava in altre regioni, un intervento normativo regionale può introdurre quella che a tutti gli effetti può essere una bella sperimentazione regionale da poter attuare. Per cui auspico che in maniera giustamente coerente sia la Giunta ad avviare questo iter normativo, visto che è un intervento che entra nel quadro della programmazione, più che farlo un consigliere o qualche consigliere in aula. Però io auspico che la Giunta ci faccia pervenire presto una proposta normativa affinché, credo, tutta l'aula sia disponibile a supportarla e ad approvarla con i tempi più veloci possibili, perché questo è il tempo in cui poter ragionare su questo argomento, visto che si stanno ridefinendo un po' complessivamente i fabbisogni formativi e le competenze del nostro sistema sanitario. Grazie.